aiuta parecchio gli specialisti del salto, perché riesce a limitare i distacchi durante la gara di fondo. Sicuramente Biller, con il suo livello di salto di quest'anno e anche il livello del fondo che è molto migliorato, forte in questa gara qui, quindi fuori dai primi tre non credo vada, però oggi si stanno creando dei distacchi veramente importanti, è la prima volta che vedo dei distacchi così importanti in una Mastart. Quindi lo scenario potrebbe cambiare, tra l'altro Biller ai 2,5 km aveva già 43 secondi di svantaggio. Per quanto riguarda i colori azzurri, abbiamo detto allenamento a Pragelato nella scorsa settimana, quali sono le condizioni di Strobel, Bresadola e Munari, considerato che Giuseppe Michielli è ancora ai box e purtroppo lo resterà ancora a lungo. Qui intanto inquadrato Biller col pettorale giallo. Sì, diciamo che anche Strobel è parzialmente ai box, che deve recuperare da dei problemi abbastanza importanti alla schiena, sta facendo fisioterapia e dovrebbe rientrare al trampolino la settimana prossima. Faremo 6 giorni di allenamento intenso al trampolino per riuscire a colmare il gap che purtroppo quest'anno ci trascina dentro dal mese di novembre, in quanto non siamo riusciti a saltare per 2 mesi. Scusa Paolo, ti interrompo un attimo, scusami. Sì. Paolo, Hannu Manninen ha decisamente accelerato ancora, Magnus Moan ha perso il contatto con il finlandese, siamo neanche a metà gara, decisa accelerazione di Hannu Manninen. Prosegui pure, sì, Paolo. Decisamente oggi è una gara un po' particolare, perché la Mastart notoriamente vede dei gruppi omogenei che vanno avanti, vedere Manninen che va via così sembra di vedere un fondista in mezzo ai combinatisti, ma d'altronde lui è nettamente più forte di tutti. E dicevo, Munari sta recuperando molto bene nel salto, non è ancora ai suoi livelli ottimali, però questo allenamento gli ha fatto sicuramente bene. Per quel che riguarda la parte fondo, è un mesetto che sta bene e continua a confermare il suo stato di salute, l'importante è che recuperi quel qualcosina nel salto. E invece Davide Bresadola, in chiave mondiali junior, sta finalmente ritrovando il bando della matassa sul trampolino, lui è nettamente un saltatore combinatista e sta ritrovando il bando della matassa, penso che per i mondiali junior tra un mesetto si presenterà nelle condizioni migliori. Quali sono gli obiettivi per questa stagione, al di là delle difficoltà iniziali? Sicuramente questo ha un po' influenzato sui risultati di quest'anno. Quali sono gli obiettivi degli atleti di Bresato? L'abbiamo detto, mondiali juniores, a quale posizione può ambire, dove si spera possano arrivare Munari e Strobel. E peccato purtroppo che manca poi la punta di diamante, Giuseppe Michielli. Ma per Bresadola puntiamo per lui a partire assolutamente nei primi 5 dopo la frazione di salto, e poi tutto è aperto nelle due gare, sia nella 10 che nella 5. Scusa un attimo Paolo, per quel che riguarda, sì? Un attimo solo Paolo. Hannu Manninen che sta allungando su Magnus Moan. Scusa Paolo. Procedi pure Paolo. E invece per quel che riguarda i mondiali assoluti, puntando a Jochen in condizioni ottimali, per la Gundersen ancora un piazzamento da primi 15, ecco quello che mi potrei aspettare da primi 15, se il fisico risponde in maniera buona alla terapia. E per Munari assolutamente confermare, migliorare quanto ha fatto negli anni precedenti, quindi per lui sarebbe molto positivo entrare nei primi 30-25, questo sarebbe un buon risultato per lui. Bene, grazie Paolo, proseguiamo con il commento della gara, grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi, saluti a tutti quanti e ci vediamo a Sapporo. Benissimo, e qui intanto con il pettorale numero 9 Peter Tande è passato a tirare il gruppo degli inseguitori ai 5 km, come avete potuto vedere dalla sovrimpressione grafica. Manninen con un vantaggio di 8 secondi e mezzo su Magnus Moan, e poi un folto gruppo guidato ancora adesso da Peter Tande a oltre 55 secondi, con lui Ackermann, Gottwald, Ball, Tallus, Kirchheisen, Asenei, Klapfer, Schmid, Herr, La Misha Pui, Rainer, Hurschler, Martinez, Kaitainen, e chiude Markenbacken, leggermente staccato invece Anse Koivuranta. Ora la sovrimpressione grafica
Ci conferma proprio quanto appena detto, folto gruppo di inseguitori e a questo punto da lì potrebbe uscire uno degli altri nomi che possono puntare al podio, come diceva Paolo, gara con distacchi anomali per la Mass Start, in genere rimangono molto più uniti i concorrenti, sicuramente la nevicata di oggi e le condizioni della neve hanno reso più impegnativa questa prova di fondo e così si spiegano tutti questi divari. Hannu Manninen, imprendibile, vorrà provare a invertire quella che è la statistica di questa stagione, che ha visto prevalere sempre lo specialista del salto Christoph Wieler, anche se in verità ieri in allenamento Hannu Manninen non ha saltato affatto bene, altri sì, lui no, così come non ha saltato bene Magnus Moan. Chissà che questa non sia una molla in più per cercare di fare un forcing così deciso. Hanno poche chance di fare bene nel salto, per quanto visto almeno ieri in allenamento, su un trampolino così grande come quello di Zakopane. Trampolino che ha un punto HS a 134 metri, il record è oltre i 140, se non ricordo male, 141 da parte di Sven Hannawald, ma Hannu Manninen continua solitario in vetta. Hannu Manninen può rappresentare, per congiungerci idealmente con il biathlon, un po' il Bjørn Dahl della situazione, certo in tono minore rispetto a quanto fa nel biathlon ed anche nel fondo Ole Einar Bjørn Dahl, ma è l'assoluto personaggio di molte delle ultime stagioni. Il dualismo con Ackermann ha dominato fino a un paio di stagioni or sono, lo scorso anno indiscusso leader in Coppa del Mondo, Hannu Manninen, e poi come gli è accaduto al momento dei grandi appuntamenti. Niente da fare, non ha raccattato che briciole di quello che ha seminato durante tutte queste stagioni. Magnus Moan ha un distacco che continua a crescere in maniera significativa, ho la sensazione che per questi atleti crescerà ancora di più il distacco all'intermedio dei 6,5 km. Ancora Ronny Ackermann a guidare ed è un po' una sorpresa. Ackermann, siamo spesso abituati a vederlo più nel ruolo di succhiare ruote, come detto, per rifarci al ciclismo. Ora stanno passando con oltre un minuto di ritardo all'intermedio di 6,5 km, 1,07 per la precisione. Ackermann davanti a Gottwald, Tande, anche qui Kaisen in questo gruppo, Asenay che delude un po' rispetto alle aspettative che si potevano avere su di lui nella parte fondo, ha poche possibilità di attaccare, dovrà cercare di difendersi al meglio Asenay nel salto dal trampolino. Ci aspettavamo qualcosa di più da un punto di vista tattico, all'inizio forse si pensava a un gruppetto a 4, Manninen, Moan, Gottwald e forse Asenay. Asenay invece è piuttosto arretrato. Clemetsen e Rian, due specialisti del salto, poco oltre la 20ª posizione. Il migliore nell'ultimo salto di allenamento di ieri, Mattias Mentz, è ora ad 1 minuto e 45. Jens Kaufmann con il 28esimo posto, appena avanti ad Ansi Koivuranta. Pian piano si sta sfoltendo il gruppetto degli inseguitori, si stanno creando diversi tronconi, come era prevedibile. Da ribadisco, non era prevedibile vedere Ronny Ackermann davanti a tirare. E qui ancora immagini sul leader Hannu Manninen nel passaggio dei 7,5 km. Il vantaggio era di 24 secondi e 1 al passaggio dei 6,5 km. Vediamo in un chilometro quanto Hannu Manninen ha guadagnato su Moan. E poi la curiosità nel vedere il gruppetto degli inseguitori, probabilmente assisteremo ancora ad un assottigliamento nell'ultimo dei 4 giri previsti, 4 giri da 2,5 km per questa gara e continua a nevicare in maniera molto importante. Vantaggio di Manninen è ora di 39 secondi, 15 secondi guadagnati in un solo chilometro. Ho la sensazione che oggi salteranno le statistiche sulla gara con
metodo must start. Biller navigava molto indietro, quarantesimo per la precisione, al intermedio di 6,5 km, aveva già 2 minuti e 50 di ritardo da Hannu Manninen. Dovrà fare un gran salto per restare tra i migliori della seconda serie, Biller, e cercare poi di recuperare. Difficilmente però potrà pensare di puntare al successo oggi. Aumenta ma non di troppo il vantaggio sugli inseguitori. Se non erro potrebbe esserci Peter Tande a guidare il gruppetto ora. Solitaria passeggiata, fra virgolette passeggiata naturalmente, Hannu Manninen sta spingendo al massimo e quando nevica anche i momenti per rifiatare sono più brevi rispetto alle condizioni normali. Minor scorrevolezza significa che bisogna cominciare a spingere un po' prima. Sembra avere un buon ritmo Magnus Moan, anche se ha perso 15 secondi in un solo chilometro, più di quanto abbiano perso gli inseguitori. Hanno guadagnato 5 secondi sul norvegese, difficile che riescano ad andarlo a riprendere. Ci sono una quarantina di secondi tra Magnus Moan e Jan Schmid, lo svizzero naturalizzato norvegese che guidava il gruppetto. Era lui con la tuta bianco-rossa davanti a Ronny Ackermann, Peter Tande, Felix Gottwald e Jaakko Tallus. Jouni Kaitainen, discreto saltatore, era poco più indietro. È poco più indietro al passaggio di 7,5 km. L'ultimo rilevamento ci dà Lukas Klapfer a 1,32, l'austriaco, passato in 16ª posizione. Ora la miscia qui, 17esimo, 1,35, Clemetsen a 1,51 in 18esima posizione, Clemetsen da tenere d'occhio nel salto. 21esimo e 22esimo Norito Kobayashi e Mario Stecher a 1,54, Michael Gruber assieme a loro due. Mattias Mentz fa parte anche lui di questo gruppetto assieme al campione olimpico Georg Ettich e anche Espen Rian. Ansi Koivuranta invece paga 2 minuti e 19 ai 7,5 km, 29esima posizione per lui. La Hurt, che come detto era salito sul podio nella tappa di Ramsau, è 38esimo, paga 2 minuti e 32. Podio irraggiungibile oggi per la Hurt, qui intanto l'aggiornamento sui primi e si sta sgranando ancora il gruppetto. Schmid, Ackermann, Tande, Felix Gottwald, i diretti inseguitori che hanno fatto un po' il vuoto sugli altri. Sta perdendo leggermente contatto anche la miscia qui. Eccoli qui, Schmid, Ackermann, Tallus a condurre il gruppetto. Ancora Hannu Manninen, passo doppio per lui, 9 chilometri, manca un solo chilometro al traguardo per Hannu Manninen. Il vantaggio, come detto, era di 39 secondi ai 7,5 km. Probabilmente Magnus Moan avrà lasciato ancora qualcosina per strada. Ultime poderose spinte in salita per il finlandese. Magnus Moan sembra avere un ritmo molto più lento del finlandese. Potrà portare a casa molti punti in coppa oggi, probabilmente Hannu Manninen. Sarà interessante la gara dal trampolino, se continuerà a nevicare vedremo delle differenze nelle prestazioni più marcate anche nel salto al trampolino. E dei 39 secondi dei 7,5 km se ne aggiungono un'altra decina abbondante, 13,5 per la precisione i secondi persi da Magnus Moan in 1,5 km. Ha aumentato leggermente il ritmo rispetto al passaggio a vuoto avuto tra i 6,5 km e i 7,5 km.
Qui pettorale numero 31, Jan Schmid, sempre lui il norvegese che guida il gruppetto, tiene molto bene oggi Ronnie Ackermann, con il 14 Jakob Tallus e poi Felix Gottwald. Perso il trenino dei leader, Gottwald è rimasto con questo gruppo, probabilmente andare in solitaria gli sarebbe costato troppe energie. Kirk Heisen, anche lui potrà dire la sua nel pomeriggio. Kirk Heisen che è più specialista del salto, così come Tande. Ed ecco Hannu Manninen che entra nello stadio, ultime possenti spinte per lui prima di giungere al successo parziale nella tappa del fondo. Siamo ormai al traguardo e ricordiamo che assisteremo poi anche alle gare femminili del biathlon, campionati mondiali. Hannu Manninen taglia il traguardo con il tempo di 28 minuti e 5 decimi, cronometro che continua a scorrere e scorrerà ancora per una cinquantina di secondi probabilmente. Al termine di questa gara qui Magnus Moan intanto si appresta ad arrivare al traguardo. Come detto, alle 13.55 campionati mondiali da Anterselva con Max Ambesi e Dario Puppola, sprint femminile, e poi alle 15.40 la gara di salto per la combinata, sempre su Eurosport. Trasmetteremo in diretta anche la gara di salto, che sarà, come detto, molto interessante, soprattutto se continuerà a nevicare. Gli atleti hanno diversi adattamenti a queste condizioni variabili e potrebbero esserci molte sorprese nella gara di oggi. Magnus Moan chiude con un distacco di oltre un minuto, ha perso in maniera progressiva negli ultimi chilometri, probabilmente un passaggio a vuoto subito dopo essere stato staccato. Qui volata per il terzo posto, Ronnie Ackermann torna a condurre, paga un pochino Jan Schmid il fatto di aver tirato il gruppetto. Felix Gottwald cerca di andare a sopravanzare Ronnie Ackermann, ce ne mette del suo anche Jakob Tallus con il pettorale 14. Ronnie Ackermann davanti, vuole concludere sul gradino più basso del podio idealmente, del podio ideale, scusate, questa gara del fondo, e ce la fa. Anche Kirk Heisen tra i primi, molto bravo oggi Björn Heisen, da tenere d'occhio. Poi sul trampolino man mano arrivano anche gli altri. Peter Tande paga 1 minuto e 56, un distacco importante per il norvegese. Si sono ritirati Tambet Pikkor e Slavomir Ankus, estone il primo e polacco il secondo, in verità poco influenti in termini di classifica. Arriva anche Sebastian Hasenei con Tande, come detto. Poi Clevetsen ora 2.19, la Misha Pui 19esimo a 2.22. Molto in ritardo oggi il francese. Menz 20esimo, Marken Bakken, il fatto finish con Mario Stecher. Siamo in attesa di vedere arrivare soprattutto il leader di Coppa con il pettorale giallo, Christoph Bieler, qui con il 37 Jens Kaufmann, il tedesco che ha partecipato anche all'Universiade di Salto. Dietro a lui Tino Edelman e Espen Rian. Willem de Liefel, stanno arrivando quelli che sono più specialisti del salto, chiaramente pagano duramente nella parte fondo con il numero 10 Maxime Lahurt, per lui podio impossibile oggi. Anche Ansi Koivuranta molto molto in ritardo, Koivuranta dovrà mettere a segno un buon salto per entrare tra i migliori 30 che disputeranno la seconda serie. Siamo ancora in attesa di vedere arrivare Christoph Bieler,
Questi è Daito Takahashi, che fra poco più di due settimane disputerà i mondiali in casa, in Giappone, a Sapporo. Eurosport trasmetterà tutti gli eventi in diretta, combinata compresa. Daito Takahashi si districa in mezzo a questa folta nevicata, ha perso il contatto da tutti davanti a lui, gara solitaria e ancora più difficile con queste condizioni. E non è ancora arrivato Christoph Bieler oggi. Eccolo qui, dopo Daito Takahashi arriva Christoph Bieler, fatica immensa per lui oggi, chiude ad oltre 4 minuti e mezzo. Durissima oggi per Christoph Bieler. E allora, come detto, Hannu Manninen trionfa nella prima parte della gara di combinata di oggi davanti a Magnus Moan, staccato di oltre un minuto, poi un gruppetto guidato da Ronnie Ackermann a 1 minuto e 38 assieme ad Ackermann il finlandese Tallus, l'austriaco Gottwald, il tedesco Kirchheisen, il norvegese Schmid, francese Martinez, Ronnie Herr e Nicola Ball, leggermente più staccati Sebastian Haseneyreiner, austriaco, con 1,56 Peter Tande, via via gli altri. Clemetsen, come detto, sedicesimo, potrà recuperare qualcosina nel salto. Stanno per arrivare intanto gli ultimi concorrenti. C'erano quattro polacchi del gruppo nazionale al via, con il numero 44 Marcin Maka, con il numero 43 Wojciech Czeslar. Due polacchi appunto del gruppo nazionale, Polonia che oltre ad avere un buon numero di saltatori, per quanto possiamo vedere e dedurre dal fatto che esiste il gruppo nazionale, che ci siano atleti sufficienti per comporre il gruppo nazionale, sta crescendo anche nella combinata. Zakopane è candidata, così come la Val di Fiemme, ai mondiali del 2013, e Zakopane in questa stagione comincia a fare degli sforzi anche dal punto di vista della combinata nordica, ha ospitato molto più frequentemente delle gare di salto, quest'anno ha aperto anche alla combinata con il numero 46 Adam Gala, che se la prende piuttosto comoda, saluta probabilmente amici e parenti a bordo pista. Poche velleità di ben figurare per Adam Gala, ma lo spirito sportivo di partecipazione ad una gara di Coppa del Mondo è comunque un risultato. Saluta felice la telecamera il polacco. Spirito, potremmo dire amatoriale, ma è il bello dello sport. Il fine settimana, condensando tutti gli avvenimenti di rilievo. Ancora un atleta al traguardo, Dejan Plevnik. Dejan ha saltato bene, molto bene in allenamento, certo che partendo con 7 minuti e 34 rischia di non disputare nemmeno il secondo salto lo sloveno. Classifica finale dopo il fondo, i distacchi sono ormai noti, Manninen, Moan, che hanno fatto il vuoto all'inizio della gara, poi Manninen ha piantato per strada il compagno di Ventura, andando a vincere in solitaria. Posto sul podio sarà combattuto tra gli atleti che sono arrivati assieme, ci saranno da tenere d'occhio alcuni specialisti del salto, Menz su questo trampolino, Koivuranta, anche Rian è un ottimo saltatore. Curiosità su cosa farà Christoph Bieler, che potrebbe però essere molto svantaggiato dal pettorale di partenza, partirà tra i primi, svantaggiato o viceversa avvantaggiato, dipende da come è curato il trampolino in questo momento, se ci saranno dei teli a ricoprire la rampa di lancio per evitare che la neve si inserisca copiosa nei binari.